il Signore è buono ed è grande nell'amore. Questo abbiamo cantato insieme con il Salmo responsoriale. E queste parole sono le più indicate per esprimervi, carissime, carissimi, il bene che l'Arcivescovo e la Chiesa Ambrosiana vi vogliono e per dirvi il modo con cui vi accompagnano nella prova della vostra esistenza segnata da malattie rare e il modo con cui incoraggiano il gesto della marcia che vorrete poi fare, nonostante il tempo avverso, per rendere più consapevoli tutti noi della esistenza della vostra situazione e della speciale cura e attenzione di cui avete bisogno e che la società civile in tutte le sue espressioni e in modo speciale le istituzioni vi debbono dare. Ringrazio quindi il comitato organizzatore della marcia anche per la scelta di aver voluto cominciare con questa santa messa comune qui nel nostro bel Duomo. Il Signore è buono ed è grande nell'amore, lo vediamo anzitutto nel Santo Evangelo di oggi, che ci presenta il dolcissimo e bellissimo miracolo di Cana. Questo cosa significa? Significa che nessuno di noi, in tutti gli aspetti della nostra vita, anche i più minuti, i più quotidiani, si trattava di rallegrare bene la festa di un matrimonio. Il Signore non ci abbandona mai, ma attraverso l'intercessione di Maria, sua madre, tutto viene investito dal suo amore, anche la nostra situazione di prova. Il prefazio fra poco ci farà pregare così. Partecipe, si riferisce a Gesù e a Maria, partecipi in modo singolare del mistero del dolore, Maria risplende come segno di salvezza e di speranza a quanti nell'infermità invocano il suo nome. Mi ha colpito molto leggere un'affermazione di una donna chiamata Chiara, che è affetta da malattia rara, e ha scritto: la nostra anima, cioè la parte profonda del nostro io, della nostra persona, non è malata, è la parte più sana che abbiamo. Il divino è dentro l'umano e reclama l'eterno. Cosa significano queste profonde parole? A me hanno detto una verità molto, molto importante, che la giusta, sacrosanta domanda di salute porta dentro di sé, a ben vedere, una domanda più profonda, veicola una domanda di salvezza, fa riferimento al nostro essere finito, che deve passare dalla prova del dolore, della malattia e della morte. Ma questa prova non ci definisce. Non è questa prova che dice la verità, la bellezza, la profondità e la dignità del nostro io. C'è un elemento di consistenza nel nostro io, che Chiara chiama l'anima, che ci relaziona immediatamente con Dio e noi vogliamo, appoggiandoci a Dio nella preghiera, nell'offerta delle nostre prove, vogliamo con tutto il cuore poter accedere fin da ora a quella speranza di cui ci ha parlato l'Epistola, che nulla di noi alla fine verrà meno, ma che saremo salvati, cioè
liberati dal male e dalla conseguenza dura del male che è la malattia e la morte, dentro la prospettiva dell'eternità. So che non è facile per chi è nella prova, è molto facile per chi non lo è dire queste cose, e bisogna sempre dirle con molto pudore. Per chi è nella prova non è facile entrare in questa prospettiva, e questo dice ancora di più il valore della scelta di aver voluto porre questa giornata mondiale per le malattie rare sotto il segno del rapporto con il Signore Gesù, che tanto ha patito, sofferto, si è lasciato inchiodare innocente alla croce per liberarci dal peccato, dalla morte e dal male. E non importa se abbiamo momenti di fatica, di scoraggiamento, momenti in cui ci lasciamo cadere le braccia, e non facciamo come ci ha detto la prima lettura: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Purché non lasciamo spegnere dentro di noi la domanda di Dio e l'offerta a Dio di tutte le nostre prove e di tutte le nostre fatiche. È con questo spirito che vi abbraccio a nome di tutta la nostra Chiesa e vi domando preghiera e compagnia attraverso l'offerta delle vostre fatiche, dei vostri dolori e delle vostre prove, e che auguro all'azione che va crescendo di comunicazione dell'esistenza delle vostre situazioni, auguro una sempre maggiore accoglienza, perché una società è veramente civile quando fa spazio a tutti gli uomini, a tutte le situazioni, a tutte le condizioni, e in modo particolare, come ci va sempre ricordando Papa Francesco, alle situazioni di fragilità e di bisogno. Preghiamo la Madonna in questa Santa Messa, ognuno di noi deponga ai suoi piedi ciò che ci preme sul cuore, perché la Madonna, come ha fatto a Cana, in un caso di festa non ci lascerà soli, ma ci condurrà al suo Figlio Gesù, nostro Salvatore e Redentore, che ha sofferto, ha patito ed è morto e risorto per la nostra salvezza.